se oggi non sono sola, qui da Ancona con furore, ve ne ho già parlato tante volte, c'è la mia amica Benedetta che lei è una bravissima crafter, lei lavora benissimo il feltro, fa ricami appunto croce, è super, però non aveva la Big Shot. E quindi ho pensato, visto che ora mi è venuta a trovare un po' di giorni qui ad agosto, ho pensato di fare un regalo un po' diverso dal solito e mi è capitato per sbaglio una pubblicità, non so per quale motivo, su Amazon di questa piccolina Sixes, una fustellatrice piccolissima. Io non la conoscevo, l'ho vista e me ne sono innamorata. Ce ne sono altri modelli, altre marche di fustellatrici così piccole, però io l'ho vista Sixes. E poi mi è piaciuto anche il kit. Quindi l'ho impacchettata bene, nascosta, mimetizzata e l'ho regalata a questa signorina. Grazie, che ti ringrazio. Che in effetti non se l'aspettava. Io ho detto, guarda, questo è soltanto l'inizio, perché poi imparerai a fustellare e ti verrà voglia di comprare quella più grande. Ora vi faremo vedere che cosa è compreso nel kit, magari con una ripresa dall'alto, però una cosa importante da dire è che io ho già fatto vedere a Benedetta che ho diverse fustelline cinesi piccole e che vanno benissimo anche per quella. Per questa qui le abbiamo già misurate e quindi sono veramente tante. Le ho detto, guarda, adesso, visto che è mia colpa di averti introdotto in questo bellissimo circolo vizioso della fustellatrice, perché poi senza fustelle che ce fai, giustamente. Lei ha scelto tutte queste fustelline di questi tipi, di questi più piccole e anche coi timbri, per cui sarà il mio regalo di Natale per lei. Adesso sto spoilerando, perché non ne potrà fare più a meno e quindi inizierà con queste fustelle piccole, poi quando prenderà il ritmo vediamo di passare a qualcosa di più grande, magari anche usato, perché no, con tutte le fustelle già comprese. Allora adesso andiamo alla ripresa dall'alto e vediamo qual è il contenuto di questa scatola, che questa in particolare si chiama Sidekick. Guarda, cioè, non stiamo a pettinare le bambole, esatto, che in realtà invece le pettiniamo, esatto. Però questa è una cosa seria, c'è pure il nome bello, simpatico. E adesso passiamo a vedere, insomma, dall'alto cosa contiene e vediamo tutto più da vicino. Hai qualcosa da dire, Benedetta? No, è tutto bellissimo. Non mi dici te posti, no? Come hai creato questa dipendenza, no? Non oserei mai davanti a una telecamera. Ve lo dirà dopo in separata sede. Va bene, vi lascio al video tutorial e l'unboxing di questa, non l'abbiamo già aperta però, di questo piccolo gioiellino. Naturalmente la proviamo, perché ci sono anche i pad per l'embossing. A dopo. Ciao. Eccoci qua, ecco la nostra piccolina, c'è scritto 22 pezzi, andiamo a vedere infatti che cosa contiene. Allora, abbiamo un pad, due schede embossing con su scritto buon compleanno, eccole qui, happy birthday, così si vede meglio. E questo invece ha un decoro floreale, che carina, anche questo lo usi per fare anche solo i spigoletti di altre card. Poi ci sono delle fustelle. Allora, queste vanno staccate, c'è una specie di adesivo e poi ti do una bustina dove metterle, magari con il magnete, quello lo sistemiamo dopo, così non le perdi, perché una volta staccate, vabbè, o le riattacchi ogni volta, però poi è scomodo, vedi, perché ci vuole un po' di tempo per toglierle. Allora io ti consiglierei di metterci direttamente il magnete, tanto ce l'ho in più perché l'ho preso. Comodo. Eh sì, perché vedi, così non è che si stacca tanto facilmente, che fai, ogni volta perdi mezz'ora per toglierle dalla custodia, non può essere. Quindi le togliamo, ora le sistemiamo in un altro contenitore, ok? Ok. Due, poi queste sono tutte tag, queste le usi per fare quando fai i bigliettini di auguri, eccetera. Ci metti questa, ci fai un buchino con, perché tu ce l'hai la We Are Memory, esatto. Keeper, quella che fa i buchi, e qui ci metti il nome. Oppure questa che già ce l'ha, vedi? Già c'è un buchetto. E poi questo invece è il cerchietto per tutto, ci puoi fare un sacco di bigliettini. Poi ci sono i cuori che servono sempre, ci puoi fare con cuori anche delle figure tridimensionali, dei fiori, perché tagli un pochino di più qui oggi, proviamo a fare anche dei fiorellini con questi cuoricini. E questi mo li togliamo, questo magari te lo tengo sempre da parte, però ti do proprio il magnete così lo sistemi meglio. Poi ci sono dei timbri, guardate che carine, questi timbri vanno direttamente sul cerchietto, vedi? Questo va al cerchietto. Poi questo c'è il cuoricino piccolo, eccola qua, vedi? Il cuoricino medio, oddio. E poi c'è questa scritta qua che deve essere questo fiore, vedi? E poi questo che cos'è? Non lo so, poi lo timbriamo e vediamo cos'è. Sembra,
sembra una decorazione tipo pettine. Sì, infatti. Però forse va anche in queste qui. Oppure i fiorellini vanno nelle tag, insomma, poi vediamo come usare i timbri. Poi ci sono altre, allora due, queste mi sa che sono per le fustelle, guarda, queste due saranno per le fustelle, cioè quando usi questi qui e la carta fa il sandwich. Invece quando usi questi qui, che sono un po' più cicciotte, mi sembra che ci vada questo sicuramente. Ok. E infatti c'è scritto embossing pad. Invece vediamo qua che cosa c'è scritto. Cutting pad. Ecco, cutting pad, ok. Cutting pad. Allora, queste sono per le fustelle e cutting pad. E le fai il sandwich così. E quando poi devi fustellare, usi questo. Però vediamo se questo si usa da solo con questo qua verde. Vediamo un po'. Qua come si apre? Ah no, così. Ah, ok, ok. Niente panico. Guardate che gioiellino. Cioè, è carinissimo. Guarda. Cioè... ecco, così si vede bene. Questa è una ventosa fortissima, infatti non riusciamo a capire la prima volta, ma cos'è, cos'è? Invece si attacca ai, si attacca al tavolo benissimo. E qui ci sono altre istruzioni, ora leggiamo. E questa, ecco, la scatolina con tutti gli accessori. Serve proprio, è stata creata proprio per fare i bigliettini, vedi? Uh-huh. I bigliettini, ci sono i timbri, ci sono gli embossing per decorarli, però diciamo nasce proprio per fare i biglietti d'auguri, eccetera. Però tu lo puoi usare anche per altro, insomma, anche per decorare gli album, naturalmente. Allora, qua ci sono le istruzioni, quelle ci sono per i pad. Allora, vediamo un po', la mettiamo dritta intanto. Ok, allora. Allora, per mettere la carta e poi, allora, queste sono per le tinits, cioè per le fustelline. Possiamo già iniziare a fustellare, ok? E poi passiamo invece con l'embossing, tu c'hai... quella carta che va qua dentro, ok? Uh-huh. Poi una volta messa va su quello grigio e sopra quello, e sopra quello verde, ok, basta. Queste sono le istruzioni, non c'è più niente da fare. Poi, allora, quello che ho consigliato, che consiglio a Benedetta fortemente, adesso lo prendo, è che se questi, io non lo so con questa piccolina se hanno lo stesso risultato di quelli della grande, se questi poi si graffiano o si rovinano, tu prendi, ecco, lo prendo subito, tanto sta qua. Prendi questo tappetino da taglio, al mio ormai è consumato, questo lo prendi su Amazon a 5 euro, mm-hmm. Ok? Poi siccome è molto grande, tu con santa pazienza prendi le misure di questo e con il taglierino piano piano incidi e lo tagli a misura. Dunque ti vengono 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi. A voglia. Da questo qui a 4 che costa 5 euro, ti vengono 6 pezzi, ce n'hai proprio in abbondanza. Con questi sicuro, primo tagli meglio e secondo costa 5 euro e ci fai 6 pezzi. Questi sicuramente se le vai a ricomprare costano troppo. Io te lo consiglio, una volta che hai rovinato un po' questi, passa al tappetino da taglio. Allora, con chi vogliamo iniziare? Allora, io ho preparato anche i timbri qui, Benedetta. Questo è quello che si compra dai cinesi, dunque questo puoi trovare pure Ancona ed è proprio economico. Quello che si usa normalmente per ufficio, eccetera, che è nero, ok? Mm-hmm. Senza andare a comprare su internet, altrimenti questo è quello di Hobbycraft, ti ricordi sì, quante volte ci siamo andati? Anche a Edimburgo, Però al limite si compra su Amazon. Allora, con che vogliamo provare con questo? Allora, praticamente tu metti la carta, okay? Ok? Questo, siccome la parte che taglia è questa qua che sporge, la devi mettere sotto sopra. Ora, se hai paura che si sposti, perché io qui ho tagliato proprio a misura il cartoncino, tu prendi un pochino di nastro di carta e lo tieni fermo, vedi? Perché io ho proprio usato la carta proprio precisa. Fai così, non si sposta niente. Perfetto. Ok, però deve stare a testa in giù. Poi fai così, allora vediamo un po', perché questo è l'attrezzo che serve per facendo così. Bloccarlo. Infatti si blocca, guarda, anche se questa è una plastica, però si blocca, per cui questa leva serve per bloccarla sul tavolo. Poi infili questo, vuoi te l'onore della prima girata? Dai, girata, giriamo, dai. Giriamo, magari il rovescio. Ecco, già iniziamo bene. Vedi che ha tagliato quando senti quel crick. Apri, apri. Vai. Io da so, guardate. Vedi che ci ha fatto il segno, Benedetta? Non vi dovete spaventare, questo purtroppo è succede sempre. E poi questo ti diventerà una schifezza come quelli miei. Capito? Si arqua pure, cioè macello. Allora, e questo intanto li mettiamo da parte e li usiamo coi timbri. Ne facciamo un altro. Mm-hmm.
perché ci mettiamo pure l'altro timbro. Ah no, qui ci mettiamo sempre questo qua. Ok. Perché così usiamo l'altro timbro, vedi, sono due tondi. Okay. Aiuto, la luce! Andata via, stoppiamo un attimo. Il bello della diretta, ragazze. Allora, ecco qua. Ne facciamo un'altra, uguale, sempre un cerchietto. A te l'onore. Se si arcano uguali come quella grande, però è troppo carina così verde. E vabbè, queste poi le timbriamo, abbiamo finito. Allora, queste mettiamo da parte e poi ti do il magnete. Allora proviamo questi pezzettini che ho già tagliato. Che vogliamo provare? Proviamo questo, lo fermiamo sempre, secondo me è meglio, sennò quando lo metti. Poi questo, per non rovinarlo sempre, poi puoi mettere questo di là e graffi anche questo. Se no ti consiglio, lasciane uno liscio, l'altro una volta l'hai rovinato lo sostituisci col tappetino da taglia, capito? Mm-hmm. Poi, poi li puoi girare pure così, diverso, così non viene l'effetto banana. Bello l'effetto banana, però no, si chiama così, eh. Ah, guarda, questo è carino. Questo taglia soltanto una parte, cioè puoi fare un bigliettino che lo metti doppio, che carino, capito? Carino. Questo ci fai così, ci fai il decoro di una busta. Carino. Questo è che non me l'ero accorta, però in effetti taglia solo là, vedi? Uh-huh. Per cui ci puoi fare un biglietto più grande e ci fai solo con la decorazione. Che carino, questo è proprio bello. Oh, me la compro pure io, perché è da viaggio, me la porto in vacanza. Allora, poi infatti non c'è due senza tre, quindi. Esatto. Vai. Attacca. Carina. Vedi, qua ci metti il nome, eccetera. Quando fai le marmellate o regali un ricamo, eccetera, ci metti il nome della persona a cui va. E viene molto molto carina. Questo invece va usato dopo che è timbrato, dopo ti faccio vedere come, perché sennò fai un po' di macella. Ah, in effetti anche queste col cuore le possiamo usare dopo, ti faccio vedere come. Allora prendiamo questa per esempio, no, e prendiamo il cuore. Allora prima questo muro, vedo se ce n'è una in più, altrimenti puoi usare direttamente un coperchio di plastica. Io uso questo, a volte ce l'attacco, però allora usiamo questo che magari è quello che trovi di più dalle tue parti. Ottimo, sì, dovrebbe andare bene, boh. Vediamo. Insomma, un po' sbiadito. Proviamo dall'altra parte, proviamo questo. Questo ormai è consumato, questo è nuovo invece. Questo l'ho preso l'ultimo viaggio che sono andata su. Ah, questo ho provato questo sia a Cambridge. Vedi, guarda, guarda differente. Decisamente meglio. Sì. Ok, allora, quando devi fare queste cose, fai prima a fare il timbro, poi ci prendi il cuore e ce lo metti intorno, così fai prima, ok, poi cerca di non rovinare il disegno, così fai prima, cioè secondo me questo lo vogliamo graffiare anche dall'altra parte o vuoi continuare a graffiare? Vabbè, continuiamo a graffiare questo qua, questo sì, magari puoi cambiare, ecco, lo metti un po' più su, vai. Siamo andati storti uguali, com'è? uguale. Siamo andati un po' troppo di là, però, capito? Sì, sì. Poi puoi usare il nero, ma puoi usare anche altri colori. Certo, tutti gli altri colori. Poi ti do qualche, metto sotto qualche link di inchiostro. Ma tu su AliExpress non compri ancora? Non ancora. Mannaggia, e dobbiamo rimediare, com'è che ancora non compri su Amazon? Sì, su AliExpress. Come mai? Questa è una grave mancanza, non è da te. Ah, poi questi per pulire i. Mo ti faccio vedere tutto, tutti i miei segreti. Vabbè, lo sanno tutti, eh. E in effetti non ce l'ho adesso, mannaggia. Per pulire i timbri uso le salviette della Lidl, quelle che servono a pulire casa, che adesso naturalmente non ho preparato. Ovviamente. Se no, poi mettiamo pausa e alla fine puliamo tutto con quello. Allora, dov'è un pezzo di carta? Qua. Un bollino, guarda. Carino. Carino? E poi ci metti questo, naturalmente. Mettilo tu che ci vedi meglio, va. Tieni, il pezzettino. Questo non è neanche vostro.
Io sono diversamente vedente, io sono ormai, lo sai. Vai, che tu ti devi pensarci tu ormai. Ecco qua. Allora, mentre tu fai questo, fai un'altra timbrata e prova. Ah, fai questa piccola, così poi usiamo questa qua. Fai questo fiore piccolo. Io vado a prendere salviette, così puliamo qua, perché sennò vedi quanto già rischi di macchiare la carta. Ok? Tu continui a timbrare e vado a prendere salviettine. Ok, va bene. Ok? Allora, su questo qua io ci metterei questo. Proviamo a farlo senza Carla, ma dai. Vediamo cosa succede, vediamo se spacco tutto. No, a casa come farai, Scusa, stare da sola. Giustamente. Ecco le salviettine della Lidl. Queste te le devi comprare assolutamente, perché puliscono benissimo. E poi profumo una vela. Perfetto, allora quello è venuto così, facciamo anche quest'altro. Carino, carino. Poi questi però sai che lo devi colorare dopo? Con o con le matite colorate o con colori a spirito, cioè quello che vuoi. Intanto il cuoricino lo lavo. Questo si fa così e lo lavi, visto? Un attimo, sennò poi se vuoi cambia colore poi rimane troppo nero, non va bene. Se ci vuoi mettere altri colori. Ecco qua, questo lo faccio asciugare. Abbiamo provati tutti? Allora provo pure i cerchietti con quelli che abbiamo tagliato prima, questi due. Provo a timbrare. Allora, e c'è quello che non capisco, dobbiamo timbrare per capire cos'è. Che cosa? È quella specie di pettine. Ah, ok. Ma vogliamo questo? Però come si fa, Se no macchi, a volte io ho macchiato delle carte incredibili. Ok, allora questi non servono più, no? No, lo facciamo asciugare un attimo. Aspetta, guarda come si pulisce. Perfetto. L'ho asciugato, visto? Perfetto, mettiamo un po' più su. Guarda che carino questo, è venuto anche dritto. Guarda che sporcato qua, quello l'inchiostro, disgraziata. Dobbiamo pulire subito. Piccola, che t'ha fatto mamma? Voilà. Carino. Questi li puoi mettere al centro degli album, delle cose, dei biglietti, farli più grandi, questi metterli come decorazione centrale. Allora, questo l'abbiamo provato, proviamo anche questo. Eccola. E poi ne manca quello, il pettine manca. Questo qua non ho capito che serve. Sì, è un pettine. Oh, prova a timbrare, poi vediamo che è. Sì, è un pettine, vedi? È una decorazione così. A pettine. Ecco qua. Carino. Che questo è carinissimo. Ah, il cuore non l'hai provato, il cuoricino piccolo? Che c'ha il buchetto, hai visto? Questo l'hai provato? No, mi mancano questi due. Ah, ok. E questo timbro. Allora, prova a timbrare questo e intanto mettiamo a posto questi altri. Ok? Così poi manca solo l'embossing. Ti stai sporcati? Tieni, piccola. Oh, hello. Poi il fiorellino. Allora, proviamo a fare questo qua. È un pettine. Assomiglierebbe a un pettine. Vabbè, famosissimo decoro a pettine, come si dice? Stai a pettinare le bambole. Alla fine quello facciamo noi, non pettiniamo le bambole. Questo mi sa che non è pulito. Infatti. Ah, disgraziata.
E questo lo puoi mettere, se li metti uno dopo l'altro, che succede? Ma allora, togli l'inchiostro. I timbri abbiamo provati. Allora, proviamo a mettere uno e due. Questa è la cosa che chiude qua. Ecco. Carina. Allora, questo mettiamo qui. Carino, guarda che piccoli, questi sono tutti cuoricini che poi se li fai diverso colore puoi fare tante belle decorazioni, guarda, sì, che sono esatto. Piccoli, sì. E io questi li faccio con le pance. Per levarlo da qua ci penso. Ci pensi? No, ti serve un altro attrezzo, aspetta. Il punteruolo, mi sa che un altro ce l'ho, tu ce l'hai uno di questi? Ma sì, lo troviamo. Ma no, mi sa che ce l'ho io questo. Vabbè, manca prendere un ago. Neanche un ago però. Un po' tutto in effetti. Ah, eccoli, che scema, ci sono i buchini, ecco, veramente capito tutto di dietro. Mm-hmm. Infili okay. Un aghetto da qua, se no questo mi sa che ce n'è un altro, te lo do. Carino. Ok, allora abbiamo provato tutto. Allora metti le fustelle da una parte, che così poi le mettiamo anche in diretta, prendiamo il magnete e le sistemiamo. Facciamo anche un pezzo di cartone che è una bustina a 4, te li sistemo tutte io. Perfetto. Ok, e ora andiamo a provare invece l'embossing. Allora, questo direi di usarlo solo per fustellare, lo tieni da parte. Ok. Usiamo questa come base, questa sopra e poi prendiamo pezzi di carta che abbiamo usato. L'avevo tagliata. L'abbiamo usato. Abbiamo usato tutto. Sì. Allora, questo mettilo. Ah, ma anche un pezzo più grande, aspetta. A parte questo, vabbè, tenilo da parte. Prendiamo un altro pezzo, lo imbossiamo. Vediamo di che colore ce l'abbiamo. Dai, no, questo è gomma crepla. Aspetta, il verde non mi rifiuto. Il nero non serve a niente. Il blu? Però non si vede. Oh, sono rimasta senza bianco, ci credi? Ah, guarda, vabbè, dai, questo qua lo possiamo fare con questo. Ma no, ma io che non ho il cartone. Pare brutto, il Bristol. Come il pane e latte, da me non manca mai. Eccolo, dai, ho trovato. Rosa. Questo senti. Possiamo fare così, dai. Centro, ci va. Sì, intanto fai quella. Mettilo qua, questo sopra, intanto ti taglio altri pezzi di rosa. Ok. Che devo fare? Così? Sì, no. In mezzo. Sandwich, questo qua e questo sopra. Sopra, ok. Abbiamo fatto vedere come si fa. Allora, mettilo qua, allora. Quello verde. Questo, ecco, mi si è storto. La scheda embossing con la carta dentro. Poi te lo devi rivedere quando a casa te lo sei scordato, devi vederti il video. E poi quello sopra. E vai. Intanto taglio altri pezzettini. Vediamo con cosa è venuto. Ok. Aspetta là, ti faccio vedere. È venuto bene. Aspetta che ti metto un po' di colore. Direi proprio di sì, Ti metto un po' di colore, aspetta. No. Sento la brilla. Aspetta. Allora, guarda. Hai visto questi cosi? Non sono proprio carini. Però questo è un po' consumato, sicuramente non scriverà un bel niente. No, li metto giù. No, un po' scrive. Visto? Bellissimo. Cioè, così evidenzia ancora di più il colore. Mm-hmm. Bellino, Andiamo a provare l'altro. Ok. Allora, prova con questo qua, guarda. Anche se lo metti più grande e ci vuoi fare un decoro da una parte, tu lo vuoi mettere anche un foglio un po' più grande. Questo, quello sopra. Intanto preparo il magnete. Mm.
Ecco qua, anche questo è venuto. Lo vuoi imbossare? Sì, si vede meglio. Provalo con... Questo è bellissimo, questo è vintage photo, aspetta ti do da... No, vintage photo è questo qua, questo è nero, questo. E poi ti do il ditino, aspetta, quello... No, ah no, eccolo, questo è il vintage photo. È carino? Questo li vende anche Amazon, eh? E sono un prodotto plus, cioè nel senso se... Se compri delle cose da 19 euro poi te lo danno a 5 questo. E lo puoi ricaricare con l'inchiostro, eh? Capito? Mm-hmm. Vabbè, io ovviamente la prima volta che lo facevo quindi fa schifo. No, 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 non è vero. Solo che non devi andare oltre, per cui deve essere leggerissima. Vedi che qua oltre il rosellino non ho colorato niente? Sì, appunto, fa schifo. No, beh, allora rifallo, tieni, dai, finché ne esce bene. No, vabbè. Dai, riprovaci, magari con altro colore. Non ci sono limiti di tempo? No. Dai, tanto che chi ci segue è abituato a questi pastrocchi, non ti preoccupare. Ecco, poi provo col rosa, vai. Questo lo tolgo. Allora, il ditino e inchiostrino. Un po' più su, che non ti vedono. Meglio. No, oppure fai proprio così col dito. Vedi che prendi solo quello che sporge. Sennò se tu tamponi vai troppo giù. Vedi, così prendi solo quello che sporge. Vedi, è carino. Bellino. Dai, così è andata meglio, su. Sì, decisamente meglio rispetto a prima, vabbè. Allora, prima di andare a vedere come sistemiamo le fustelle, che ora le sistemiamo davanti a loro, vediamo quali altre fustelle sono disponibili per questa. E poi metterò magari i link nell'info box, perché noi abbiamo selezionato delle fustelle che entrano benissimo in questa grandezza. Noi abbiamo preso questa come punto di riferimento e ne abbiamo trovate parecchie. Guardate, casette, farfalle. Certo, qui non vanno bene le, perché lo spazio è poco, le bigs. Però per iniziare a fare qualcosa, insomma, è una... io l'ho presa in offerta, poi è una cosa... Guarda, questa c'entra, è carina. È una cosa per iniziare che è veramente consigliabile. Guardate il gatto, che carino. Poi ci abbiamo la finestra, le farfalle, queste vicino. Ah, queste le rotelle steampunk, la libellula. Io questo vi metto, di quelle che sono disponibili, tutti i link. Queste veramente costano una sciocchezza. Questa per decorare gli album. Questa per gli angoletti, farfalle, eccetera. E sicuramente anche le schede embossing esistono piccole. Ora devo cercare su AliExpress e vabbè, magari insomma aggiungo all'ordine per Natale, va bene Benedetta? Okay. Allora, per quanto riguarda la, queste possiamo mettere via, per quanto riguarda le nostre fustelline, perché vedi così libere te le perdi, allora io direi di usare questa, la possiamo anche, questa è un foglio a 5, la possiamo anche, vediamo se entrano, le mettere una sola, cioè una metà, perché queste le puoi mettere anche così, vedi, come erano, così, quello in mezzo, così, questo qua, oppure qua, questo in mezzo qua, stava là dentro, sì. Dunque possiamo dividere questa a metà, ok, poi questa è una striscetta che mi era avanzata, la mettiamo così, poi prendiamo un pezzo di cartoncino e ci attacchiamo sopra, ok. E dunque questa ora andiamo dritte con che non lo so, però ecco, seguendo questo che dici? Sì. Leggi. Andiamo a prendere un po' di cartone. Di che colore lo vuoi? Ah, ce l'ho, quello bianco argento, è carinissimo. Oppure questo qua rosa. Guarda che bello. Questo qua? No, questo è più carino. Thank you.
Allora, prendiamo un foglio tipo A4 normale, che è leggero, 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 e lo tagliamo a misura. Allora, prima ci tolgo il bordo bianco qua, sennò mi viene bianco. Pezzo di carta. Tu questa scoreboard ce l'hai, Benedetta? No, questa no. Aspita, prossimo regalo. Questo io non saprei vivere senza questo. Come fai ad andare dritta? Sennò è impossibile. Tanta pazienza. Tanta pazienza. E tante righe. Esatto. Imparare a tagliare, a rifare le cose per bene, l'ho fatto solo una volta. Questo via, lo buttiamo, yeah! Guarda che bel paciuto! Via, addio, allora, riniziamo, yeah! Ti piaceva questo rosa, vero? Esatto, è molto carino, non l'ho capito, non l'ho visto bene, quindi... Non hai capito come si fa? La Carlona, a me quando andavo a scuola mi diceva: ma hai fatto un lavoro alla Carlona? E io rispondevo: certo, è dato meglio di me. Davvero, ti giuro. Cioè, ma questo è un lavoro fatto alla Carlona? Ho dato meglio di me. Che si dimenticava che mi chiamo Carla, quindi. Ce la faremo? Ce la faremo. Sì. Questo mettiamo direttamente qua. Prendiamo le misure. Allora, questi sono tutti i pezzettini fatti, le fustelle sono a posto, i nostri tentativi di embossing sono venuti bene. I timbri poi ne puoi trovare quanti ne vuoi, questi sono veramente poco costosi. E trovi i numeri, le lettere, quelle te le consiglio proprio. Anche i Lidl a volte mette le lettere quelle singole che puoi fare per i bigliettini, quelle proprio te le consiglio. Questa che è un bel decoro di una busta, guarda quanto è carino, ci puoi fare un sacco di bigliettini. Questi anche per l'album, insomma abbiamo provato un po' tutto, abbiamo visto anche le fustelle anche così, guardate è carina, abbiamo visto che si graffia anche quella piccola, non so se poi si imbarcherà con l'effetto banana, però poi si sostituiscono con gli altri tappetini. Queste sono le due schede, questo è l'altro tappetino. E per oggi, questo è il timbro pettine comodissimo, esatto. I cuoricini piccolini, per oggi abbiamo finito, speriamo insomma che tu ti diverta tanto come mi sono divertita sempre io con la Big Shot. Questo è solo diciamo un modo per rompere il ghiaccio con la fustellatrice e ti diverti e senza troppo sbattimento. Queste sono cose abbastanza semplici da fare anche, puoi trovare tante fustelle da poter utilizzare. E con questo è tutto, Benedetta, che vuoi dire qualcosa al nostro pubblico adorato? Che questo è solo l'inizio. Esatto, questo è solo l'inizio, ragazzi, ricordatevi.
E niente, qui si squaglia, noi continuiamo a lavorare perché stiamo pasticciando un po' con altri progettini, e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che questo sia utile. Io questa cosa la adoro, penso che me la farò regalare da qualcuno, vi prego regalatemela, è troppo carina ed è da viaggio, perché uno quando non vuole portarsi quella grande ma ha bisogno di fare qualcosa, oppure da mettere proprio sulla scrivania insieme al temperamatite, no? Quelle cosette che tieni così vicino al temperamatite per fare cose rapide quando non vi va di tirare fuori la mamma Big Shot grande. Ok, allora al prossimo video, grazie per avermi seguito, ciao ciao.